ragazzi, benvenuti a un nuovo video del cantiere. Siamo qua con Lisa che ci racconterà un po' di lei, un attimino, capire un attimino chi sei, come chiediamo sempre a tutti gli ospiti, come mai sei qua e come mai ti abbiamo chiesto di parlare di oratorio, cioè cosa hai a che fare con l'oratorio. Allora, ciao a tutti, io sono Lisa Buzzoni, sono nata e cresciuta a San Pellegrino. E da qualche anno, dopo essermi sposata, vivo a Villa d'Almè, ho tre bambini e sono cresciuta in oratorio, sono una mamma che tuttora vive e fa vivere ai suoi bambini l'oratorio. Sono qui perché mi avete gentilmente invitato a raccontarvi un po' la mia esperienza. Hai parlato di oratorio, se dovessi chiederti tre parole che parlano di crescita nell'oratorio, quali sceglieresti e perché? Sceglierei divertimento, amicizia e solidarietà. Divertimento perché per me l'oratorio è sempre stato il posto dove passare delle ore, delle giornate divertendosi. Era un modo per poter giocare, per potersi svagare, e all'interno dell'oratorio si sono instaurati dei rapporti, delle belle amicizie. E quindi il pensare all'oratorio per me era un po' pensare agli amici, al gruppo con cui passare le giornate, con cui passare appunto dei momenti, delle serate o delle attività proposte da chi comunque ci guidava, ci seguiva, ci insegnava. Amicizie che sono forse le amicizie poi più importanti che ho ancora tuttora. Questo ci ha portato a una crescita in generale, una crescita come persone, ma anche come gruppo e come amiche e come amici. E questo appunto ci ha portato un po' a vedere magari ogni tanto, sempre aiutati da chi poi ci guidava durante questi percorsi, a vedere un po' al di là del nostro naso, e quindi ci ha portato un po' alla solidarietà, al vedere anche le esigenze degli altri e non solo le nostre. Quindi è stata una crescita regolare e abbastanza utile. Hai parlato di socialità e tutto, e mi piacerebbe adesso entrare nella parte un po' più, diciamo, spirituale del nostro discorso. Quindi ti chiedo, che ruolo ha avuto l'oratorio nel cammino di fede? Allora, io ho sempre avuto una fede più pratica, più che spirituale, però questo mi ha aiutato tanto ad avvicinarmi anche a una fede un pochino più profonda, più seria la definisco io. Vivere l'oratorio mi ha aiutato e ha aiutato un po' tutto il gruppo con cui ho vissuto questa esperienza ad aiutare gli altri, appunto, come dicevo, a capire le esigenze degli altri. Le varie persone incontrate su questo nostro cammino che ci hanno aiutato a capire il perché ci sentivamo bene nel fare certe scelte di vita, ci ha portato a fare delle riflessioni importanti appunto anche sulla fede, su Dio, su tante altre sfaccettature appunto della fede. Oltre a tutto questo che hai detto, l'oratorio, che ruolo assume nel cammino della fede? L'oratorio in questo momento, allora, come può aiutare questo cammino? Secondo me l'oratorio educa tanto alla condivisione, al rispetto per gli altri, e questo porta sicuramente all'avere un'ottica un po' più generale, ecco, verso anche gli altri. Non ci si fossilizza solo su se stessi, ma si riesce appunto nel condividere momenti, condividere esperienze o condividere attività. Ci si trova davanti spesso a dei confronti, non si è tutti della stessa idea, e quindi questo ti fa crescere come persone e come cristiani, perché riesci appunto a vedere le esigenze degli altri, le necessità degli altri e non solo le tue. Quindi come luogo, diciamo, che agevola questo incontro. Assolutamente sì. L'altra domanda che volevo farti, adesso che si discosta magari un po' dal tema fede, è: ma come aiuta ad essere cittadini del domani l'oratorio? Io credo che l'oratorio aiuti l'essere cittadini di domani perché forma, perché crea delle persone sincere, oneste e rispettose degli altri. Al giorno d'oggi credo che sia una
delle basi per poter vivere bene all'interno di una società, l'essere appunto rispettosi dell'altro, essere persone corrette, e all'interno dell'oratorio questo lo si trova perché ci si sente liberi di essere se stessi, ma si cresce con un'ottica, con una guida, con una guida che poi è il Vangelo, ma è quello che ci viene insegnato, appunto l'essere delle persone corrette con le altre persone con le quali si viene a contatto. Certo. La domanda che voglio farti adesso invece è: cosa l'oratorio dona ai giovani? Ma secondo me l'oratorio dona ai giovani tantissime possibilità, forse di più di quelle che uno può immaginare, può aspettarsi. Dona ai giovani la possibilità di divertirsi nella semplicità, dona la possibilità di fare esperienze, di confrontarsi con altre persone di varie età, perché poi va in base un po' all'età di chi lo vive, sei sempre a contatto comunque con persone più giovani, con persone più grandi di te che possono darti consigli, possono aiutarti in certi momenti, e quindi l'oratorio dona la possibilità di formarsi come persone, come uomini, come donne vere, e dona la possibilità appunto di crescere nella semplicità, come ho detto, ma anche nell'onestà dell'essere corretti con tutti. Ti ringrazio, Lisa, per queste parole che ci hai offerto, che ci hai riservato a noi in merito alla tua esperienza d'oratorio, quindi a quello che l'oratorio ti ha portato, che hai scoperto e che ti ha fatto riscoprire nel tuo cammino, come dicevi durante l'intervista, anche nell'essere se stessi, quindi nel riuscire a portare se stessi anche in un posto come l'oratorio, perché l'oratorio sa anche ricambiare. Grazie a voi e spero di essere stata utile a tutti. Grazie. Ricordo, ragazzi, di iscriversi alla newsletter e ci vediamo ai prossimi numeri. Ciao!